Salve ragazzi! Se utilizzi un PC Windows, come fanno oltre 1,6 miliardi di persone al mondo, c'è una cosa di cui puoi essere assolutamente sicuro. Prima di quanto pensi, all'accensione, il tuo PC non si avvierà più correttamente, ma rimarrà bloccato su una di quelle odiosissime schermate blu. Chiaramente, la cosa che ti farà più preoccupare ed innervosire è che non riuscirai più ad accedere ad i tuoi preziosi file. Non è una questione di se questa tragedia succederà, ma di quando succederà. La maggior parte delle persone, finché questo funziona correttamente, non si preoccupa minimamente dei futuri problemi del proprio PC. Ma purtroppo, basta un aggiornamento di Windows andato male o uno spegnimento del sistema che non avviene in modo corretto, e la prossima cosa che vedrai sul tuo monitor sarà il famigerato BSOD, Blue Screen of Death, la schermata blu della morte. In questo video voglio mostrarvi due tools di riparazione da inserire in due chiavette USB che ci consentiranno di far ripartire in modo corretto il nostro PC in ogni circostanza. Questi sono gli stessi strumenti che vengono utilizzati dagli specialisti nei centri assistenza. Non perdere 10 minuti del tuo tempo oggi potrebbe significare una costosa fattura di riparazione domani oppure, nel peggiore dei casi, la perdita definitiva di tutti i tuoi file. Creando queste chiavette USB avrai a disposizione tutto quello che ti serve per correggere gli errori di Windows che causano il blocco all'avvio oppure, volendo, effettuare una reinstallazione pulita di tutto il sistema operativo. Ovviamente senza perdere neanche uno dei tuoi preziosi file. La procedura è semplicissima. Segui le mie istruzioni passo passo e ti garantisco che qualunque sia il problema, riuscirai ad avviare nuovamente il tuo PC in modo corretto. Vediamo subito come creare ed utilizzare queste chiavette USB di pronto soccorso. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Quello di cui abbiamo bisogno è un PC funzionante e due chiavette USB da almeno 8 GB. Se non hai delle chiavette USB, metterò in descrizione un link da cui poter acquistare su Amazon un modello affidabile ed economico. La prima chiavetta di pronto soccorso che andremo a creare utilizza il software Irens Boot USB. Andiamo su Google, cerchiamo Download Irens Boot USB e clicchiamo sul primo link che compare. Poi clic sul link iso2sb.exe e scarichiamo lo strumento utile alla creazione della chiavetta di pronto soccorso. Nel menu in alto andiamo poi nella pagina Download. Scendiamo in basso e clicchiamo sull'apposito link utile a scaricare l'immagine ISO di Irens Boot CD. Una volta scaricati entrambi i file in una cartella del nostro PC, dopo aver collegato una chiavetta USB vuota, facciamo un doppio clic sul file ISO2SB. Il software ha rilevato in automatico la chiavetta USB vuota che abbiamo collegato. In New Drive Label possiamo modificare il nome della chiavetta. In ISO File vediamo che anche il file ISO è stato correttamente individuato e selezionato in modo automatico. Se non vogliamo formattare la chiavetta, possiamo togliere il segno di spunta da Format Selected USB Device. Non ci rimane che fare clic su Process. La procedura installerà l'immagine ISO sulla nostra chiavetta USB. Completata l'operazione, avremo a portata di mano tutti i potentissimi tools di cui vi mostrerò una panoramica di Irens Boot CD.
la cartella che contiene i due file che abbiamo scaricato sul nostro PC e che abbiamo utilizzato per creare la chiavetta, possiamo anche eliminarla. La seconda chiavetta di pronto soccorso che andremo a creare utilizza gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo dello stesso Windows. Apriamo di nuovo Google e nella casella di ricerca scriviamo Windows Media Creation Tool. Il primo link che compare dovrebbe essere un link della Microsoft. Facciamoci clic sopra ed accederemo alla pagina degli strumenti di creazione di supporti di Microsoft. Mi compaiono gli strumenti di Windows 10 perché sto utilizzando Windows 10. Se utilizzassi l'11 mi comparirebbero gli strumenti relativi a Windows 11. Una volta scaricato il file, apriamolo con un doppio clic del mouse. L'assistente di creazione dei supporti inizierà ad avviarsi. Accettiamo i termini e le condizioni e assicuriamoci di avere una chiavetta USB vuota collegata al nostro PC. Ci comparirà una schermata con due opzioni. Selezioniamo Crea supporti di installazione e clic su Avanti. Altro clic su Avanti con il segno di spunta su Unità Flash USB. Selezioniamo la chiavetta USB corretta dall'elenco delle unità disponibili e clic su Avanti per far partire il processo. Al termine del quale avremo creato con successo la nostra chiavetta USB di installazione di Windows, che conserveremo per eventuali, speriamo di no, utilizzi futuri. Congratulazioni! Ora abbiamo a disposizione due strumenti potenti e preziosi per affrontare qualsiasi problema si presenterà al nostro PC Windows. Saremo in grado di accedere ai nostri file e riparare il sistema senza preoccupazioni in ogni situazione. Vediamo una breve panoramica su come utilizzare questi preziosi strumenti. Per utilizzare queste chiavette USB dovremmo far partire il nostro PC da, appunto, USB. Ci sono due metodi per poterlo fare, da boot menu oppure modificando l'elenco delle priorità dei dischi e periferiche dal BIOS. Dovendo partire da USB una sola volta per effettuare la riparazione, è consigliabile utilizzare il boot menu, il menu di avvio. Come fare? All'accensione, a seconda del modello del nostro PC, basta premere ripetutamente un tasto specifico. Ad esempio F12 per i computer Dell o ESC ed F9 per gli HP e gli Asus. Verrà fuori il menu di avvio da cui sarà possibile selezionare e far partire la chiavetta USB che abbiamo collegato. Ho inserito la prima chiavetta che ho preparato, quella in cui ho inserito il tool Irons Boot CD. All'avvio ci comparirà una versione di Windows pulita già collegata alla nostra rete internet. La prima cosa da fare è quella di cliccare sull'icona Change Keyboard Layout ed inserire il numero 70 oppure 80, numeri che corrispondono alla tastiera italiana. Invio. Nella cartella Utilities c'è la cassetta degli attrezzi dei centri assistenza. In Hard Disk Tool troviamo strumenti per il recupero dei dati, diagnostica e partizionamento dei dischi, strumenti per cancellare e formattare i dischi, strumenti per creare copie del nostro disco da salvare su memorie esterne, e strumento per la deframmentazione. Nella cartella Security troviamo una sezione dedicata alla sicurezza dove sono presenti alcuni tra i più potenti antivirus e antimalware, un sistema di recupero password, magari abbiamo smarrito la password di Windows, e in Key Finders un tool utile a recuperare il codice dei software che abbiamo installato. Ma soprattutto abbiamo il Windows Recovery, uno strumento che ci consente di riparare i problemi di avvio di Windows.
Non voglio dilungarmi troppo, ma ognuno di questi strumenti meriterebbe un approfondimento. Sicuramente ci ritornerò nei prossimi video. Al termine della riparazione, spegniamo il PC, stacchiamo la nostra chiavetta USB e riavviamo il PC. Vediamo la seconda chiavetta, quella in cui abbiamo inserito il sistema Windows. Facciamo partire il PC da chiavetta USB, esattamente come fatto in precedenza. Ci ritroveremo in questa schermata. Avrete già capito che quella che ci interessa è la sezione risoluzione dei problemi e poi opzioni avanzate. Da qui potremo correggere i problemi di avvio, disinstallare un aggiornamento difettoso che ci ha bloccato il PC, eccetera eccetera. Anche in questo caso non posso soffermarmi su ogni singola opzione, il video diventerebbe lunghissimo, ma approfondirò tutto nei prossimi video. Comunque, il modo di procedere è molto semplice ed intuitivo. Ricorda sempre di utilizzare queste chiavette USB con molta cautela e solo quando necessario, in quanto alcune operazioni possono essere delicate e se eseguite in modo errato potrebbero causare la perdita dei nostri dati. Volendo, potete inserire entrambi i tool che vi ho mostrato in una sola chiavetta USB, utilizzando il metodo che vi ho mostrato in questo precedente video. Grazie per la visione. Se il video vi è stato utile, vi prego di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Se non vi è piaciuto, iscrivetevi lo stesso sulla fiducia. Il prossimo vi sarà sicuramente utilissimo. Se volete consigliarmi un argomento su cui realizzare un video tutorial, trovate il link all'apposito modulo in descrizione. Un saluto, alla prossima!